La problematica è abbastanza seria. La cosa che più ci ha meravigliato noi del movimento un annetto fa è che qualcuno dell'amministrazione passata si è sorpreso di quello che succedeva sopra al Vesuvio. I cittadini l'hanno sempre saputo che c'erano degli sversamenti perché vedevano camion salire con le ruote a terra e poi uscire belli tranquilli. Quindi questa è una sorpresa che purtroppo la politica ha fatto finta di non vedere. Noi adesso ci troviamo in una condizione e noi in quella fase protocollammo all'amministrazione la richiesta di aderire nel progetto Terra dei Fuochi. Ovviamente l'amministrazione non ci ha dato ascolto. Quello è il primo punto, cercare adesso di sforzarci e di ritornare in quel progetto, perché quel progetto prevede un controllo minuzioso del territorio, comprende fondi per controllare realmente quello che c'è sotto. Però c'è un problema, se noi spingiamo troppo in quella direzione rischiamo di perdere le qualità che abbiamo sul territorio, le nostre produzioni. Quindi dobbiamo andare molto cauti nel risolverlo il problema senza cercare di contribuire ad infangare il nostro prodotto locale. Questa è la soluzione, è quindi entrare nella terra dei fuochi, prendere i soldi dello Stato che ha indirizzato in quella soluzione, anche se molti di quei soldi adesso li ha spostati sull'Expo di Milano. E quindi cercare di trovarli da lì questi soldi, perché come amministrazione soldi non ci stanno, quindi è difficile risolvere quel problema e bonificare mezzo Vesuvio. L'altra parte della domanda purtroppo non la ricordo. Sì, un attimo che si recupera il foglio e te la dio. Ah, ok, Ah, Peppe è ecco, stato sì. molto più sistemato, io l'ho buttata per l'aria. Ok, ci siamo, me l'hanno detto. Posso? In che modo cercherebbe di comprendere la relazione tra rifiuti e patologie tumorali? La soluzione, secondo noi, passa. Gennaro, scusaci un Sì. attimo. Stiamo portando Sì. l'orologio al minuto esatto in cui mi sono persa la domanda. Sono perso io. Ok, la soluzione secondo noi passa per i medici di base, confrontarci con loro che hanno comunque uno screening di tutto il territorio, cercare in tutti i modi di collaborare con loro per avere veramente dati certi e non solo sondaggi o solo porta a porta che ci portano a avere quello. Intanto noi siamo l'unico comune di questa zona che ha liberato il sito di stoccaggio dalle 400 geoballe che insistevano. Certo non è stato fatto granché perché noi abbiamo però avuto l'autorizzazione per bonificare definitivamente il sito, diciamo, di stoccaggio, i due siti. Per fare questo occorreranno circa 6 milioni di euro, che è un importo stratosferico per il bilancio comunale. Ovviamente io credo che l'amministrazione Liberti si dovrà impegnare a recuperare i fondi presso il Ministero dell'Ambiente e ovviamente presso la Comunità Europea. Sapete che ci sono europarlamentari di questo territorio che si stanno impegnando anche in questa durissima campagna elettorale a darci una mano. Certo, è un'emergenza nazionale, questa è la nostra terra dei fuochi, ne abbiamo più volte parlato e credo che noi dobbiamo insistere, come stiamo, tutti e cinque, ognuno di noi, uno di noi andrà a fare il sindaco di questa città, si dovrà impegnare a nome dell'intera comunità ercolanese di fare in modo che ciò non accada più. Vedete, negli fine anni 80, inizio anni 90, qui si è sversato di tutto. È vero, abbiamo trovato anche dei camion sotterrati. Un camion non si sotterrà facilmente, diciamo. C'è bisogno anche di una connivenza, di qualcuno che si gira dall'altra parte. E io sono stato a girare per le case in queste settimane. Vedete, anche su San Vito la gente è molto arrabbiata. Certo, c'è un terzo di quella popolazione che ha avuto a che fare con la leucemia e con i tumori. Anch'io ho avuto a che fare con malattie di questa portata. E vedete, stare nel posillipo, nel vedere tanti bambini, anche di Ercolano, malati di leucemia, alcuni dei quali li abbiamo dovuti accompagnare all'ascensore perché non c'era più nulla da fare, credo che sia un dovere morale per questa classe dirigente di fare in modo che ciò non accada più. E che cosa fare però? Vedete, io credo che noi dobbiamo davvero anche dire un grazie alla Chiesa, alla parrocchia locale, perché grazie a un parroco di Ercolano, Marco Ricci, che io saluto da questa. L'applauso non me lo conteggiate però. Marco Ricci che è riuscito a risvegliare le coscienze, grazie anche al suo intervento siamo riusciti a tirare avanti, a portare fuori questo camion con i rifiuti. Ok, Ok. grazie. Il problema della bonifica è un problema che deve essere a cuore di tutti i cittadini,
e di tutto il ceto politico, chiunque di noi sarà il sindaco, ha ragione Antonio Liberti. Però prima di parlare di bonifica noi abbiamo il dovere di fare una reale e completa attività di screening e di verifica. Non può esserci una bonifica senza conoscere noi cosa respiriamo. L'amministrazione avrà il dovere di impegnarsi affinché questa verifica sia integrale. Soltanto successivamente potrà avvenire un'attività di bonifica seria. Quindi non pertanto una bonifica parziale senza una strategia reale. A tal fine, quando Marco Ricci ci ha sensibilizzato rispetto ad un argomento che forse alcuni di noi stavano dimenticando, io ho chiesto al Presidente del Consiglio, l'onorevole Matteo Renzi, di avere a cuore la nostra città. Perché ha ragione chi mi ha preceduto, soltanto con un investimento dello Stato noi potremmo salvare queste terre. Io mi auguro che nell'arco del prossimo quinquennio noi riusciremo a dire a tutti i cittadini cosa le nostre terre hanno ingoiato. Riusciremo a dire a tutti i cittadini se c'è realmente un nesso di casualità tra quelle patologie e quello che è stato sotterrato. E a tal fine bisogna affidarsi ai medici del territorio, ai parroci del territorio, perché hanno una reale percezione di quelle che è le nostre patologie e di quella che è la cittadinanza che vive in quel luogo. E allora concludo dicendo che il mio impegno sarà, qualora dovesse diventare sindaco, nel giro di pochissimi mesi iniziare un'attività di verifica seria. E soltanto dopo un'attività di verifica seria iniziare una bonifica, sperando che il governo ci aiuti così come ha promesso. In realtà sono due domande. Analisi del contesto as is as to be, cioè qual è il contesto attuale, qual è il contesto verso cui dobbiamo tendere. La situazione attuale è drammatica. C'è bisogno della, ovviamente non è un tema strettamente di politica comunale, sbaglia chi pensa che il bilancio del comune possa essere utilizzato per affrontare una problematica così delicata e così rilevante anche dal punto di vista economico, quindi l'approccio deve essere necessariamente di ordine nazionale. Massimo impegno quindi sul discorso della verifica per evitare che non si possano determinare mai più in futuro le condizioni drammatiche di sversamenti illegali sul territorio, cosa che comunque sta continuando ad avvenire anche se in misura ridotta, ma nel momento in cui io vado a segnalare la presenza di Eternit su via Vesuvio, su via Palmieri, su Contrada Patacca, su Monacaiello e passano giorni, settimane, mesi senza che l'amministrazione comunale cittadina possa intervenire, allora è su questi temi che io, come dire, condanno l'amministrazione per una mancata capacità di ascolto e di verifica e di controllo del territorio. Quindi attenzione, richiamiamo sempre alle responsabilità l'amministrazione cittadina. Un aspetto importantissimo, c'è un progetto già attivo che si chiama QR Code, finanziato dalla Regione Campania, che prevede una sinergia tra Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno, Facoltà di Napoli dell'Università e Istituto Dipartimento Ambientale della Regione Campania per tracciare la filiera agroalimentare. Su questo progetto io vi chiedo la massima attenzione. Gennaro, ti cambio il microfono, dai. Con te non funziona, vedi? Esatto, è un attacco comunista, sicuramente. Concludi, c'avevi altri due secondi. Tracciabilità dei prodotti con il progetto QR Code. Vi chiedo massimo impegno e massima attenzione per potenziare questo progetto che determinerà le condizioni per una valorizzazione delle nostre produzioni tipiche. Ok, Gennaro, grazie. Per quanto riguarda il problema della bonifica, la bonifica è un qualcosa di molto molto... bisogna avere attenzione agli effetti delle terre che ha avuto fino ad oggi, capire che cosa c'è, quindi lo screening, sono pienamente d'accordo sullo screening, su quali materiali ci sono, quanto ce n'è, e avere l'attenzione di capire se le falde acquifere sono addirittura compromesse, perché questo è ancora più importante delle altre cose, perché andrebbero ad inquinare poi ancora di più.
il territorio e le nostre vite. Ora, io per quanto riguarda i soldi per trovare la soluzione, io dico che anche in questo caso bisogna avere una sinergia tra enti. Se è vero che addirittura retroagisce il vincolo del parco e abbiamo una sentenza della Corte del Consiglio di Stato che ci ha imposto una sorta di retroattività del vincolo, bene, allora anche l'ente parco deve fare la sua parte, anche se all'epoca non aveva potere, non esisteva forse, però materialmente se questo vincolo retroagisce con tutti gli effetti diciamo propri della norma, allora deve anche far fronte a questa soluzione. Per quanto riguarda poi ancora lo screening e su come fare lo screening, io andrei anche a vedere quanto il nostro prodotto agricolo è stato inquinato da questo, perché può darsi pure che non ce ne sta. E poi ancora un'altra cosa, l'ultima, non ci dimentichiamo che lì l'amministrazione comunale ha fatto costruire una scuola, ha fatto costruire e di conseguenza insomma, vabbè. Ho chiesto una replica perché ho sentito delle cose che onestamente sembra che tutti arrivino da Marte. La richiesta dell'adesione alla Terra dei Fuochi è una richiesta protocollata a questa amministrazione, e su questo palco stanno due consiglieri uscenti e un assessore uscente di questa amministrazione. E ci sta anche sicuramente qualcun altro che l'ha fatta assieme a noi questa richiesta. È una richiesta che non ha avuto risposta. Quindi adesso che si preoccupano, dicono no, vogliamo fare e vogliamo dire. Onestamente ho chiesto il diritto solo per questo. Grazie.